Beh, una brutta sconfitta in casa, praticamente si è perso uno spareggio per la salvezza. Ma in realtà noi andremo comunque ai playout. Il problema è andarci da penultimi, da ultimi, da terzultimi, dico cambia poco. E cambia poco anche rispetto a quello che già sapevamo, sia sulle nostre potenzialità, sia sul fatto che comunque alcune partite con alcune squadre ce le possiamo giocare. Questa partita, per chi non l'ha vista ovviamente, è finita all'ultimo secondo con un canestro anche particolarmente fortuito. Per cui voglio dire, avremmo identicamente potuto vincerla noi. Quindi sono due squadre che sono dello stesso livello e della stessa fascia di classifica e che quindi si giocheranno poi i play-out per la permanenza in D. Certamente una partita combattuta fino all'ultimo, come ha ben detto, ma non crede che proprio in partite come queste sia necessaria la presenza di un coach? Lei ha, diciamo, questo pallino del coach. In realtà ce l'abbiamo anche noi, stiamo cercando di provvedere in questo senso. Ovviamente la generosità dei ragazzi e le capacità tecniche di chi comunque ha condotto da un punto di vista tecnico queste settimane. Quindi io la devo rimarcare, quindi questa generosità e questi anche risultati. Noi con questa squadra ci avevamo perso all'andata di 30 punti, oggi abbiamo perso di 2 punti all'ultimo secondo di gara. Ci sono dei papabili come allenatore? Sì, ci sono dei papabili, però ovviamente poi sono fatti che ancora devono maturare.